uscita dalla povertà. E questo Milano poi è stato mantenuto ben attivo e rinfocolato continuamente, quello che anche vedere la pubblicità di Dato Mobili, che per vado a programmi televisivi, giornali, eccetera. Io ho dei rapporti di concreti. Sono circa 10 anni che dalla base, da un vasto, cioè dal livello del suolo, si sta spingendo fortemente con un cambiamento radicale, che non abbiate parlato del termine radicale, l'oggettivo radicale, della mobilità e dello stare insieme in città nel tratto di vita che c'è concesso dal destino. Solo la base, solo il vasto è riuscito a produrre quello che stiamo vedendo oggi, cioè un progetto di ribaltamento della logica che noi già abbiamo conosciuto prima in Cina nei confronti della rete stradale. Questo progetto è canteggiato da un sottosegretario di trasporti che con cui ho parlato, Erasmo D'Angelis, che la sede dell'ACI ha detto, sottolineando l'altro, bisogna compiere il predominio. Esattamente questo, guardate che nel prima o si sviluppa un livello di vita urbana che ovviamente diverse dall'altra parte, il trasporto di sé verso l'autore, o si resta in questo, non è possibile far convivere automobili e mobilità dolce nello stesso spazio-tempo. Il nostro obiettivo deve essere quello di ridurre drasticamente il numero di automobili in questo paese. Fatta a 100 la cosa deve arrivare almeno a 50, noi consideriamo la Roma sono 76 veicoli ogni 100 persone abitanti, dal neonato, moribondo per vecchiaia. Quindi insomma più di un veicolo a testa, se si contano anche le due ruote, si tratta di 1186 veicoli ogni 1000 persone. Conti da Regione Lazio, non miei. Noi abbiamo questo obiettivo, ridurre drasticamente la presenza di automobili, perché gli automobili hanno devastato il nostro territorio e anche le nostre stesse relazioni. Molti hanno ricordato oggi qui come anche Paolo Piacentini, soprattutto visto che partiti si accorge, lo sguardo interico e astioso di chiunque si muove automobili. Io stesso, se andassi a automobili da un pazzo, ovviamente sarei avvelenato, perché l'automobile avvelena. Mi piace dire questa cosa qui, in questa sede che ci ha ospitato gentilmente, peraltro che volevo anche ricordare che nel 2015, la cifra 110 anni, sarebbe il caso che si sciogliesse, cambiasse completamente la ragione sociale, perché dovrebbe tornare a essere quello che era, cioè un club, non uno dei pezzi del potere che gestisce l'Italia. Come abbiamo visto recentemente, l'altro giorno, 2 giorni fa, un articolo del Corriere della Sera, Sergio Rizzo ha fatto i conti su quanto costa questo meccanismo a classe italiana, 191 milioni per replicare il meccanismo che già c'è, cioè la motorizzazione. Vabbè, non voglio dare consigli a Baci, non voglio stimolarlo al suicidio, però mi piacerebbe che cambiasse l'Italia anche attraverso i suoi pezzi di potere incistati, come quello di cui stiamo parlando, e che si rivolgesse a ciò che noi abbiamo voluto sempre fare, cioè vivere bene. Non ci azzardiamo più a inalberare un cartello con scritto dolce vita in questo paese, perché francamente non solo è dico, ma anche un'offesa a chi l'ha inventata, le generazioni precedenti che insomma, hanno costruito un'Italia meravigliosa fatta di piccoli borghi e di savoir-vivre in qualche maniera. Il nostro scopo qual è? Noi siamo un movimento, una campagna, chiamate come ci pare, ma cosa abbiamo significato finora? Abbiamo fatto vedere questo, che l'aumento costante dei ciclisti in Italia è dovuto essenzialmente alla loro stessa volontà. Non esiste una sola struttura istituzionale che abbia fatto un solo gesto tale da pochi esempi. Là c'è Paolo Andolfi, che abbiamo conosciuto quando era assessore dei trasporti di Reggio Emilia, e Reggio Emilia ha fatto le cose. Noi siamo andati a fare il visita di generale di Reggio Emilia, non solo perché Reggio Emilia ci ha invitato gentilmente, ma perché ci volevamo andare. Abbiamo scoperto, come attivisti di base, che la legge Emilia c'era il senso unico 110. Questa cosa è fatta in analogo della città, anche perché questo senso unico 110, che alcuni di noi, che scrivono a chi ospettano, ha significato, questo che è stato testimoniato da una volta dall'altra gente in Reggio Emilia, che l'automobilista automaticamente diminuiva la velocità, perché sapeva che poteva trovarsi in un ciclista, e in caso di scontro la probabilità avrebbe avuto torto. Quindi
è andata dalla lingua, e vabbè, lei è stata protagonista di una delle cose più belle che si sono viste in Italia, cioè la liberazione di Lungomare e altre piccole, diciamo, attività che ci visto urbano, come per esempio farci vedere i salini in metro o sulla scienza di pubblici che vanno dal primo piano, piano zero, piano uno della città di Napoli. Tutte queste cose non sono organiche, ma credo ci sia l'insorgenza della mobilità civistica. Siamo solo a Roma, siamo passati dallo 0,4 al 4% volare, cioè sull'intera cittadinanza, il 4% di spostamento in bicicletta, trattasi del 1000% di aumento, e si può stimare intorno a 180.000 persone da poche migliaia. Ma credo che siamo cresciuti tantissimo, tutto ripeto, non c'è una struttura istituzionale. Un piccolo barlumero vedo nel documento AGI, che se dovesse passare sarebbe veramente finalmente, devo dire, dopo 4 decenni, una rivoluzione. Però continuiamo a spingere, perché non ci fidiamo delle istituzioni, non è una moda grillina, ve lo assicuro, è quello che noi abbiamo sperimentato, io ho sperimentato 50 anni quasi di vita. E per cui abbiamo deciso di organizzare una nuova manifestazione questa volta a Bologna, l'8 febbraio. Io spero che, se c'è qualcuno della stampa qui presente, lo possa dire, che ci sta pensando in questi giorni. Ti pensate che a Bologna, 8 febbraio, in pieno inverno, è una città con neve, e noi vogliamo mostrare che il ciclismo urbano non è uno sport, non è un atteggiamento di giovani ricchi o vecchi pensionati, è un mezzo di trasporto che potrebbe salvare la nostra città. Domandatevi se a voi piace come vi trasportate, come trasportate voi stessi, e datevi la risposta. Dicevamo quello che è sbagliato, no, invece è vera, perché voi sapete che quando ci uscite dalla macchina siete nervosi. E allora io mi stimolo a fare questo, a provare un mese intero senza soluzione di continuità, a pausare la bicicletta, un corso mediale. Vi renderete conto che, mancando le difficoltà che potete incontrare dal percorso, la paura degli altri automobilisti, cose che voi eravate prima di questo mese, vi incutono, in realtà si può bypassare semplicemente. Un inizio a questo nuovo oggi. Grazie.